In questo nostro speciale incontriamo il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. Sindaco, ben ritrovato. Sono Buongiorno. Due o tre gli argomenti che vogliamo trattare con lei in questa nostra situazione. La prima, la più urgente, quella odierna, il 10 novembre. E a noi di Casamicciola ci riporta indietro negli anni, 12 anni fa. Oggi è una bella giornata, c'è il sole che splende. 12 anni fa non era così. Purtroppo no. Infatti questa è l'osservazione, che il tempo passa, ma purtroppo ecco, viene sempre in mente quella mattinata. Io ricordo che insomma la situazione fu terribile, e purtroppo di queste cose le dobbiamo ricordare anche tante. Ricordo quella mattina come ricordo quella notte del 21 agosto, quindi nella sostanza vengono in mente tante di quelle cose. Certo, quella mattina purtroppo, oltre a tutto quello che successe, poi sappiamo che la notizia più grave fu della perdita di quella fanciulla, quindi nella sostanza è questo che poi veramente ti rattrista, perché poi vedi Amedeo, in effetti le cose si sono poi messe a posto più o meno, abbiamo cercato di ridare al paese quella sistemazione che teneva prima dell'alluvione, però quello che poi invece non è andato a posto è la perdita. E devo dire la sincerità, questa cosa è quella che poi più ti rende triste, ti mette nella posizione di volerla anche in un certo modo ricordare, per far che cosa? Per fare in modo tale, ecco, di spronare sempre di più le sensibilità di chi deve controllare, di chi deve appunto guardare certe caratteristiche idrogeologiche del territorio, per fare in modo tale che certe questioni magari, ecco, vengono tenute sotto controllo. Ed è questo l'obiettivo. Io in queste ore, andando a rivedere i servizi dell'epoca, uno per tutti, la direzione del professor Ortolani, che all'epoca fece anche una visita sui luoghi dell'Alveo, ecco, si è sempre parlato di dissesto idrogeologico, di regimentazione delle acque. Lei è sindaco da diverso tempo, al netto del terremoto che ci ha, come dire, depistati su altre situazioni, ma all'epoca si diceva lavori fatti, non fatti. Ricordo, qualcuno ipotizzò lo stornamento dei soldi per i marciapiedi di Piazza Bagni, già un'altra questione politica, polemica di quegli anni, eccetera. Ma adesso, se dovessimo andare su quegli alvei, Senigallia, Pozzillo, eccetera, che cosa troviamo? Beh, innanzitutto quella mattina fu una mattina particolare, proprio per quello che ne venne giù, no? In termini proprio di acqua, perché fu un qualche cosa di... Speriamo che, insomma, facciamo tutti i scongiuri per immagine più possibile, che non si ripeta più. Quindi fu un evento atmosferico molto molto particolare, che portò e mise in crisi tutto un sistema che purtroppo forse già aveva delle fragilità e delle lacune. È chiaro che oggi la questione viene posta in attenzione alla regione, dove insomma stiamo cercando di monitorare, abbiamo più volte esaminato quella che è la situazione dei luoghi, abbiamo cercato di capire quali possono essere le problematiche subito da intervenire, anche perché il grosso finanziamento ti porta comunque dei tempi, invece poi ci stanno delle situazioni che si deve necessariamente intervenire nell'immediatezza, e quindi ecco, abbiamo cercato di capire se è possibile intervenire a spot dove c'è la necessità urgente e lì dove invece ci deve essere una programmazione e quindi una sistemazione, diciamo, di zone, ecco, più ampie, molto più ampie, dove appunto poi ci si mette in una situazione più di tranquillità. Io ricordo che all'epoca si parlava di queste opere che erano state realizzate, delle griglie, delle vasche lungo tutto l'alveo, che comunque non erano riuscite a contenere la grossa mole di acqua e di fango che veniva giù dalla montagna. Poi successivamente, insomma, giù è venuto fuori di tutto, su pellettili, elettrodomestici, carcasse di auto. Ripeto la domanda, se andassimo adesso a fare una visita, può darsi che troveremo ancora un cimitero lì? No, e io ripeto la risposta, cioè nel senso, abbiamo fatto più volte delle indagini, siamo andati, anzi colgo l'occasione per ringraziare la Forio CB che ha fatto appunto dei sopralluoghi con il drone per cercare di mettere in evidenza quelle che possono essere delle criticità. È chiaro che quel fenomeno del 10 di novembre del 2009 è chiaro che è un fenomeno
che appunto mise in crisi perché fu un fenomeno eccezionale, insomma, questo è stato acclarato in tante, diciamo, occasioni, però nella sostanza è chiaro che dobbiamo essere pronti e quindi noi ci stiamo appunto attrezzando da un lato per, ripeto, per fare quelle grosse opere e farle in un certo modo bene, perché insomma andare a mettere appunto e a sistemare una situazione idrogeologica non è un progetto di poco conto, è un qualche cosa veramente di sostanzioso. E noi ci teniamo perché siamo dell'idea come amministrazione che effettivamente meglio, ecco, sistemare un alveo, meglio sistemare queste cose anziché mettere un lampione in più dove appunto pure c'è la necessità e comunque lo stiamo facendo, ma certe priorità non vanno certamente messe da parte. Non possiamo però dimenticare anche il condotto del canale della lava, la cosiddetta Sì. lava che percorre via Monte della Misericordia e poi sfocia lì davanti dove ancora c'è quel terriccio a testimonianza di quello che è accaduto 12 anni fa. Sì. Quindi Sì, anche lì credo che, se non ricordo male, furono fatte delle visite lungo tutto il no, sono state percorso. fatte il canale appunto ha questa possibilità di poter funzionare così come deve essere. È chiaro che la foce è un qualche cosa che necessariamente va guardata. Più volte stiamo cercando di trovare una soluzione, ma non è semplice perché insomma poi ecco, dobbiamo fare conto anche con quelle che sono tutte le burocrazie e tutti i passaggi che purtroppo in certe situazioni da un lato c'è un'emergenza, ma c'è anche uno stato dei luoghi che effettivamente è quello che è. Ma purtroppo dall'altro c'è una burocrazia che, insomma, per le dovute adempienze non mette appunto non chiude nessun occhio. Diciamo che questo va bene pure, però in sostanza, ecco, la questione poi i tempi si allungano e questo, diciamo, poi diventa veramente un qualche cosa di insopportabile per Quindi noi e per i cittadini. in sintesi per chiudere l'argomento, allora c'è un'attenzione, c'è un progetto, ci sono delle Sì. cose da fare che state facendo? Assolutamente sì, perché ripeto, sono questioni che non possono essere messe da parte, ma questo perché alla fine, memori anche di quello che è successo, ma anche col fatto che purtroppo assistiamo sempre di più a questi fenomeni improvvisi, molto, insomma, molto sostenuti nel. E quindi ecco che mettono veramente in crisi quello che è l'assetto, diciamo, idrogeologico, ma anche l'assetto urbano del paese. Quindi, insomma, se situazioni devono purtroppo essere riviste, tanti progetti che sono stati pure realizzati vanno rivisti in relazione a questi fenomeni che purtroppo si sono innestati in un palcoscenico che è appunto il Mediterraneo, ma che purtroppo, ecco, stanno sempre di più. Ecco, portando quelle azioni tropicali che effettivamente portano queste cosiddette bombe d'acqua, così vengono definite, e quindi assistiamo sempre di più a fenomeni che portano dei pericoli seri anche nel quotidiano, e quindi l'allerta meteo, tutte queste attenzioni. Ricordiamo per esempio, ecco, quando noi siamo stati a scuola, l'allerta meteo era qualcosa che secondo me, cioè, non era nel nostro vocabolario, no? Oggi è atteso dai ragazzi, dai più, perché è sintomo di non andare a scuola. Bravo. Però purtroppo c'è questa sensibilità, perché? Diciamolo quanto è sindaco, il suo predecessore, uno dei suoi predecessori, dottor D'Ambrosio, proprio per questo motivo ha subito una condanna per non aver diramato all'epoca nei giusti Io termini l'allerta meteo. questo non ti posso, diciamo, dire di sì, però certamente posso dire un fatto, che veramente c'è tanta, tanta, tanto pericolo e bisogna tenere tanta attenzione su questi fatti, perché noi sindaci purtroppo siamo esposti. Anche giustamente, da un lato perché insomma ci siamo fatti carico dell'onore appunto che di essere sindaco di un paese, ma purtroppo molte volte veniamo messi in un tritacarne di questioni che effettivamente a noi poco, diciamo, ci toccano perché toccano più a quella che è la gestione, diciamo, di un ufficio amministrativo. Allora Oneri ed onori, sindaco. stiamo purtroppo, ecco,
patendo questo passaggio, cioè dal fatto che prima non si faceva niente al fatto che oggi, diciamo, ci si deve organizzare e bisogna mettere su tutta una macchina di protezione civile, anche quando arriva un'allerta gialla, anche quando arriva poi un'allerta arancione. Quindi questi fatti sono situazioni nuovissime di questi anni che appunto hanno portato in relazione a quelle che sono queste mutazioni appunto atmosferiche, hanno portato appunto a questi nuovi sviluppi. Avevamo già patito qualche anno prima, nel 2006, il 30 aprile, con la storia di Montevezzi, con i 4 morti. Insomma, esatto. Ormai siamo soggetti, sì, anche al ricordo di date che dovrebbero darci, come delle indicazioni. Delle indicazioni dovrebbero farci anche stare, sì, su chi va là. Però volevo cambiare argomento, perché, sì, lei ha citato il 21 agosto 2017. Noi entrambi viviamo nello stesso paese, della serie avevamo bisogno di un'altra maglia nera, mi riferisco alle indagini che sono state portate avanti fino a scoprire i cosiddetti falsi terremotati, come semplicisticamente abbiamo voluto sunteggiare, cioè vivevamo e trascorrevamo le nostre ore di libertà nella stessa piazza, era sentire comune che questa cosa era in aria, bisognava arrivare ad oggi. Come mai si è arrivati solo oggi a scoprire chi non aveva diritto ad avere il CAS, non aveva diritto a stare negli alberghi e comunque ci ha marciato? No, vabbè, in questi casi si cerca subito di alzare polemica e di... La prima cosa si pensa, l'amministrazione non ha controllato, il funzionario non ha guardato. Di tutto di più. In questo caso invece le cose sono state fatte in un certo modo. Io dico che anche sul fatto di questi cittadini di Casamicciola che sono stati appunto indagati e oggi oggetto di denuncia, è chiaro che bisogna tenere rispetto, perché guarda Gaetano, diciamo, tutto quello che ti porta a poter ricevere il CAS non è certamente una serie di, è un insieme di fattori che non sono di facile interpretazione, cioè nel senso anche per il cittadino, perché si fa confusione tra dimora, residenza, tra il fatto di stare lì in maniera continuativa. Quindi nella sostanza io questo non è che voglio giustificare, ma certamente voglio dire questo, che subito dopo il terremoto 2.400 e passa persone, insomma, che si trovano in mezzo alla strada, si trovano poi a fare delle dichiarazioni. È chiaro che l'amministrazione dopo poco poi chiese aiuto, perché doveva essere così, perché non avevamo i mezzi proprio possibili materiali per poter controllare tutte le autodichiarazioni. Però ripeto, sono state fatte in maniera puntuale e precisa, come poi sono sempre così. Diciamo, la tempistica ci deve essere, perché comunque sono indagini molto particolari, sono indagini che, dove il tempo è giustificato se sono trascorsi questi 4 anni. Oggi siamo a un risultato, ma questo risultato non è definitivo, quindi dobbiamo, diciamo, ecco, con rispetto sia nella magistratura e nella polizia giudiziaria che sta portando avanti tutta la problematica, ma anche rispetto per quelle persone che hanno dichiarato, hanno fatto delle dichiarazioni, e quindi dobbiamo necessariamente, ecco, attendere l'esito di tutti i giudizi, perché poi in sostanza questo potrebbe essere. Però ripeto, che si vuole fare un sol fascio, cioè non credo che sia giusto questa cosa, perché in sostanza di persone che hanno questo contributo ce ne stanno, e meno male che ci sta pure questo contributo, perché ripeto, ricordo che noi come numeri siamo partiti da un il censimento, non ricordo bene proprio preciso, ma siamo partiti, come se ricordo, sui 700 casi, cioè erano 700 nuclei familiari che appunto venivano assistiti. Oggi siamo scesi tantissimo, grazie anche al fatto perché parecchi hanno avuto la possibilità di poter ritornare nelle proprie abitazioni, abbiamo avuto possibilità di poter già, ecco, contribuire con appunto
il fatto delle ordinanze, l'ordinanza 2 e l'ordinanza 7 per i danni lievi e i danni pesanti. Quindi diciamo che ne abbiamo fatta di strada, purtroppo non abbiamo ancora quel risultato universale per tutti i 1400 fabbricati inagibili, ma per una buona parte diciamo che ci siamo avviati. Questo è un, diciamo anche una soddisfazione, perché abbiamo dovuto scalare una montagna, cioè risolvere dei problemi che man mano uscivano nel voler appunto approntare qual è il processo di ricostruzione. Quindi mi ecco, per prima cosa il fatto del condono, cioè noi non ci dimentichiamo che purtroppo Casamicciola ha affrontato il terremoto con le pratiche della 4785, 724, della 326, purtroppo non neanche una, poche erano quelle che insomma prima del terremoto sono state. Adesso che stiamo, abbiamo una stima? Abbiamo una stima, perché diciamo che siamo su numeri veramente molto, molto insomma, apprezzati anche dal commissario stesso, perché siamo sui 700 pratiche, insomma la commissione sta lavorando tutte le settimane, la commissione locale del paesaggio, e quindi va dato merito anche a queste persone, a questi tecnici, così pure l'ufficio. Cioè voglio dire, effettivamente abbiamo iniziato già prima del terremoto, questo non so se te lo ricordi, ma la delibera che appunto è la stessa che poi è stata accettata nella legge, guarda caso, fu che la delibera che la mia amministrazione appunto emanò nel 2015. È chiaro che insomma lì le persone non è che si sono subito buttate a diciamo a, appunto a chiedere la sanatoria. Insomma, infatti il suo collega Pascale l'altra settimana in televisione sosteneva proprio questo, che sembra che i cittadini non hanno ben capito che la ricostruzione la fa il privato e che quindi non sono tanto propensi a presentare le istanze per ottenere poi la sanatoria e quindi la ricostruzione. Ma io lo... C'è questa disaffezione? No, non c'è una disaffezione, cioè c'è tanto problema. Io... È la burocrazia che è lunga? No, non è la burocrazia, perché la burocrazia va affrontata con il giusto, la giusta determinazione. Io sto qua ogni settimana da un po' di tempo nella diretta Facebook, ma anche attraverso appunto la televisione. Vi ringrazio stamattina che insomma stiamo facendo questa bella chiacchierata, perché alla fine il cittadino va istruito. Io quello che noto è che il più delle volte molti si fanno influenzare da cattive, diciamo, interpretazioni o da pensieri dettati da qualcuno che magari non studia e non riesce, diciamo, a dare poi a trasmettere il giusto messaggio. Il problema è che viviamo in un paese dove il più delle volte si parla tanto per il sentito dire, però ecco, chi parla purtroppo non sono solo persone che magari stanno per strada così e non hanno niente a che vedere con questi problemi. Chi parla sono anche persone che stanno in certe posizioni, in certi posti, dove è meglio, ecco, che il più delle volte qualche parola in meno dette così tanto per dirla, forse è meglio. Vabbè, alimentano anche il dibattito. E però quindi, sindaco, io vorrei tornare a questo punto, approfitto di questa assist che lei mi sta dando per tornare in bomba alla domanda iniziale. Allora, se c'è stata gente che è ritornata in casa pur avendo la casa ancora soggetta ad ordinanza di sgombero perché considerata terremotata, si sono riattivati le utenze acqua e luce, e a questo punto si dovrebbe capire come, ma questo è oggetto sicuramente di indagine, perché bisogna capire chi ha ridato luce e acqua in una casa che non poteva averla, che gli era stata staccata. Forse per la disaffezione e per aver giudicato probabilmente lungo il percorso, io nel frattempo entro in casa, mi faccio quattro rattoppi e bene o male nel frattempo aspetto che mi danno il permesso e tutto il resto. Non ci può essere stata questa via di mezzo? Guarda, in certe famiglie c'è la disperazione, perché qualcuno pensa che il contributo di autonoma sistemazione sia veramente un grosso aiuto, invece non lo è per chi deve sostenere un fitto, ma deve sostenere anche delle spese che vanno al di là del fitto. Anche perché prima
ne faccio, diciamo, un esempio classico. Prima c'era poi chi teneva il primo e il secondo appartamento, il secondo lo fittava, quindi svolgeva anche un'attività, diciamo, di fitto. E speriamo tutti quanti che era regolare, però comunque sia un introito in meno, un introito che appunto sosteneva magari qualche mancanza di persone in famiglie che non lavorano. Allora ecco, il contributo, io capisco, molte volte dice ma quello prende 800 euro al mese, ne paga 600 euro solo di fitto e quindi c'ha pure 200 euro in più. No, quei 200 euro, cioè, non sono niente rispetto magari all'introito che la famiglia in un bilancio, diciamo, annuale poteva, ecco, affrontare, perché magari teneva altre, certo, entrate con altre. Pensiamo all'albergo, pensiamo a molti a molti negozi commerciali che oggi stanno chiusi. Pensiamo anche, perché c'è quel pensiamo grido, anche a, c'è stato quel grido di allarme di Mario Romano della Pensa, sì, che dice non riesco a sostenere le, certo, spese, sì, perché sappiamo bene che gli oneri, il condono sono abbastanza onerosi, ci vorrebbe un mutuo solo per pagare quelle cose, poi figurati i soldi per la, sì, eventuale ricostruzione. Anche lì bisogna tener di conto, ecco, anche l'umiltà con la quale un albergatore si trova a passare dalle stelle alle stalle e a tendere la mano alla politica o a chi per essa, per tentare di capire come sopravvivo. E questo, e per questo io faccio questa osservazione, perché il più delle volte si generalizza su questo contributo dicendo appunto questo è soldi in più. Non sono soldi in più. Oltretutto, prima il cittadino non percepiva niente, cioè, voglio dire, campava con le proprie possibilità e con i propri mezzi. Quindi, cioè, voglio dire, io non credo che oggi un cittadino che piglia il CAS nella domanda dice ma tu sei felice oggi di stare in questa situazione, ti risponde di sì. O chi è stato questo, in albergo, non questo, credo che si, cioè, sia trovato nelle comunità, dire, migliori. Quindi nella sostanza è inutile fare queste osservazioni, non serve a niente. Certo, l'appello di Romano, di Mario Romano è un appello significativo, è un appello che già il commissario ne ha preso in considerazione, perché è un appello di una persona dove dice sì, io ho costruito abusivamente. Oggi mi trovo praticamente nelle condizioni di poter, ecco, ricevere questa benedetta licenza in sanatoria, anche perché ci togliamo da dosso questa possibilità sempre di dire l'isola abusiva, perché viene anche da questo fatto. E anche lo stesso albergo, nel momento in cui è stato tutto quanto legittimato, può accedere a dei finanziamenti e quindi può migliorare quella che è l'offerta che fa al turista. Però ecco, per poter arrivare a questa benedetta licenza, tanto ambita da tanti anni, da 40 anni e passa, purtroppo c'è necessità di pagare gli oneri. E oggi, giustamente, chi si trova in una condizione di percepire una minima pensione e di un minimo contributo, che esso vuol dire 600, 800 euro, certamente non può affrontare, non basta, e da qui ne arriva la richiesta di Mario Romano, che, ripeto, il commissario già praticamente ha accettato, ha fatto richiesta pure al Ministero. Noi come amministrazione è chiaro che siamo pure d'accordo, ma ci deve venire, certo, appunto l'aiuto dallo Stato per poter, diciamo, ecco, accomodare queste situazioni, anche perché lo stesso cittadino non ha detto che non vuole pagare, non ha detto che mettetemi in condizioni, ma mettetemi nelle condizioni di poter farlo, cioè io voglio ricostruire, appunto, voglio di nuovo riprendere l'attività, perché è il mio orgoglio, è la mia aspirazione, tanti anni di turismo, e sono i miei sacrifici, certo, sono tante cose. Mettetemi nella condizione, perché poi è chiaro che però, questo sindaco, che devo, allora, quello tornando, che devo dare allo Stato, io sono pronto a darlo. Tornando ai cosiddetti falsi terremotati, sì, per chiudere l'argomento, allora è chiaro che chi realmente si trova nella condizione di essere terremotato, insomma, gli cuoce un po' il fatto di chi, non avendone diritto, ha abusato, qualora ci sia la conferma che questi o altri abbiano abusato di quel contributo. È chiaro è che adesso ognuno si difenderà come può nelle sedi giudiziarie, se ce ne saranno altri che saranno indagati non sappiamo, che mi auguro che non si finisca qui, perché 7 di Casamicciola e 2 di Lacquameno rispetto ai tanti siamo stati virtuosi, allora, se non ce ne sono altri. Ecco, allora, il cittadino terremotato vero, che ha fatto sempre la sua parte, non ha abusato di nulla, di fronte a chi ne ha approfittato, un momento gli dice ma scusatemi. Beh, certamente, ma ne viene fuori un polverone innanzitutto mediatico che non fa bene,
a nessuno, neanche alle persone che sono Sì, ma oltretutto, coinvolte, sindaco, però inquina la cittadinanza, mette inquina. l'uno contro Sì, l'altro. e questo è l'appello che faccio, cioè cerchiamo di stare sereni, perché niente viene tolto al terremotato legittimo, niente viene dato a chi non è terremotato, cioè anzi ci è stato dato qualche cosa, gli verrà tolto purtroppo per lui, ed è logico che nella sostanza questo fatto verrà messo di nuovo nelle giuste condizioni, quindi la bilancia sicuramente alla fine dirà che le posizioni saranno tutte e due dritte. Quindi non ci preoccupiamo, non alimentiamo nessun veleno, non buttiamo nessun veleno, è giusto il dibattito, è giusto le osservazioni, sono giuste tutte le situazioni che ne stanno venendo fuori e che ne verranno ancora. Quindi, sindaco, Però, nessuno ha sbagliato nella macchina comunale amministrativa. ma guarda, Medeo, io torno a dire, noi non avevamo, diciamo, le possibilità, noi abbiamo preso tutto il pacchetto e l'abbiamo mandato, diciamo, Ci l'abbiamo si è fidati delle trasmesso. dichiarazioni che venivano rese. Appunto, sono state prese tutte le dichiarazioni, le autodichiarazioni sono state, diciamo, poi è chiaro Poi alla che, Guardia di Finanza poi l'ha è dover chiaro, ma controllare. così funziona in tutte le autodichiarazioni, no? 445 è una bella cosa, però lì per lì ti viene anche dato quante di situazioni, diciamo, sono venute fuori, che leggiamo nelle cronache, sui giornali, dove appunto uno ha dichiarato 4, 5, 8 anni fa, poi sono state fatte le dovute indagini e ne è venuto fuori, insomma, all'epoca, perché l'autodichiarazione noi la intendiamo con qualche cosa, cioè, vabbè, la fai là, la buttiamo nel cassetto e poi Dio provvederà, insomma, invece non è E così. mette a posto e mette al sicuro le spalle di una serie di persone. Certamente, perché nella sostanza, Che dice tu, lo hai ripeto, dichiarato, io non so ma nulla. io cioè, voglio dire, lo stato dell'autodichiarazione è veramente un qualche cosa di importante, di significativo, perché parliamo sempre di snellire quello che è il processo burocratico, poi nel momento in cui ci si presenta, appunto, si fa magari qualche commento negativo, dice, ah, non hanno, ma se io ti chiedo l'autodichiarazione è proprio per fare in E modo poi tale. sempre dal sindaco vengono a bussare, sempre la colpa è del sindaco ovviamente che Questo non ha vigilato o non ha fatto vigilare. diciamo che è Oneri e doni. sicuramente è un qualche cosa di E naturale, a perché il proposito degli oneri, sindaco. sindaco, chiudiamo con un appello, perché abbiamo visto i dati del contagio sull'isola che ahi noi stanno continuando ad aumentare settimana dopo settimana. Casa Sì. Micciola regge ancora, la maglia nera sui sei comuni, la detiene Forio che proprio schizza a decine e decine in alto. Che cosa possiamo dire, sindaco? Terza dose, vaccino, Allora, io controlli, che dobbiamo fare? anche su questo, diciamo, devo dire la sincerità, l'isola sta mantenendo quello che è, diciamo, sempre io lo vedo nella scuola, lo vedo negli uffici, sta mantenendo quelle che sono, oltre, diciamo, alla percentuale che abbiamo raggiunto con i vaccinati, abbiamo dato dimostrazione ovviamente di essere persone coscienti, ma anche propensi a quelli che sono gli sviluppi, i progressi della tecnologia e della scienza, perché non credere nel vaccino significa dire non credere nella scienza, non credere in niente. È chiaro che nella sostanza l'isola sta tenendo perché sta mantenendo il distanziamento, la mascherina, la sanificazione, cioè queste pratiche sono ormai entrate dentro alla quotidianità. Io molte volte mi trovo a passare con il motorino, mi fermo perché devo andare in un negozio. Ecco, l'altro giorno mi è capitata questa cosa, appunto, di arrivare alla soglia del All'ingresso. negozio e mi accorsi, insomma, che non mi ero messo la mascherina. Allora, ecco, andai nel panico, ma la tenevo in tasca. Quindi questo che significa? Che inconsciamente è entrato dentro di noi quella necessità che il momento, appunto, ci detta. Nel senso, dobbiamo necessariamente mantenere queste misure che sono misure necessarie per poter fronteggiare in maniera, come dicevi te, in maniera tale da non far schizzare i numeri, anche se purtroppo siamo e sono preoccupato perché, ecco, io tu sai che faccio il docente e ti posso assicurare che c'è, e questo non è che lo scopro oggi con la scoperta dell'acqua calda, ma c'è una netta differenza fare DAD e fare lezioni in presenza. E quindi la mia preoccupazione, la mia ansia è proprio quella di
non voler, ecco, andare di nuovo in DAD proprio perché mi sono sentito come docente, ma anche come padre, mi sono sentito veramente molto, molto male, ma anche preoccupato per questi ragazzi che hanno perso veramente tanto con l'assenza, appunto, e con la non lezione in classe. E sul fronte vaccinazione, visto che ce ne sono ancora tanti che non sono vaccinati. Il fronte vaccinazione adesso, ecco, io che mi sono vaccinato a maggio la seconda dose, devo fare tra poche settimane la terza dose e quindi la andrò a fare perché è giusto che sia così, nel senso che, ripeto, noi dobbiamo necessariamente credere nella tecnologia e nella scienza come hanno fatto i nostri padri, come hanno fatto i nostri antenati, che man mano che appunto la scienza ha prodotto delle novità, ha prodotto dei progressi, ecco, noi li abbiamo subito utilizzati. E appunto il vaccino rappresenta un fatto necessario. È chiaro che ci stanno delle situazioni dove magari patologie permettono di stare attenti, patologie permettono di prima di fare delle indagini preliminari, e questo è un fatto, diciamo, necessario, che lo sottoscrivo, ma nello stesso tempo anche lo suggerisco, perché in sostanza è chiaro che non tutti quanti noi il metabolismo reagisce in un certo modo, quindi una percentuale a larga maglia c'è necessità appunto di andare a monitorare con la giusta attenzione. Quindi credo che, ecco, dobbiamo necessariamente portarci alla terza dose proprio per fare in modo tale che questo maledetto virus possa avere meno possibilità di trasmissione e quindi, ecco, poterci proiettare, ma non tanto perché vogliamo fare baldoria, vogliamo, non so, fare quello un che Natale si faceva, un Natale diverso, perché poi alla fine, ripeto, lo stare a casa e stare insieme alla famiglia rappresenta tutto quello che il tesoro che una persona può desiderare. È chiaro che quello che manca è ciò che avevamo conquistato con grande forza. Ecco, prima parlavo della scuola, ma parlavo anche del fatto che si trovi in piazza e ci si incontra, uno spettacolo, vedere i ragazzi appunto per strada che giocano, che fanno amicizia, perché oggi li vedi solo con questi maledetti, diciamo io così, purtroppo li devo chiamare computer che insomma da giocano, genitore, da docente, insomma, che giocano, che sì, effettivamente con questi videogame che insomma ma non so nemmeno come si chiamano, ma che non hanno, diciamo, nulla a che fare con quella che appunto è la necessità di vedersi, di incontrarsi e di fare quattro chiacchiere. Bene, sindaco, allora ci vediamo per la prossima volta per annunciare il Natale. Speriamo, sì, che tutto vada per il meglio. Amedeo, la difficoltà è proprio questa. Stiamo come amministrazione cercando di capire come evolgerà la cosa. Voglio, perché non è facile, perché sa benissimo che organizzare... Può cambiare da un momento all'altro. Può cambiare tutto, certo. E il contrario di tutto. Quindi, insomma, un po' di riflessione, un po' di necessità, meglio di andare a capire come stanno le cose, secondo me ci vuole. Grazie, sindaco. Buongiorno, arrivederci alla prossima. Arrivederci. Grazie. Ciao. A voi.